Allora, di recente sto avendo problemi con l'audio del microfono, in quanto si sentono, almeno nell'ultimo video che sono andato ad editare, ho sentito un sacco di rumore di sottofondo, tipo fruscio, insomma, rumori dovuti a probabilmente cose elettriche o roba del genere. E ho provato a smontare il computer, a rimontarlo, fino a quando qualche momento fa non faceva niente di tutto questo. Adesso boh, non ho capito perché c'è questa cosa qua. E in fase di editing, quindi da adesso in avanti, a meno che non vado a trovare il problema e sistemarlo, ma ho praticamente escluso qualsiasi cosa, andrò ad utilizzare l'intelligenza artificiale o roba simile sui programmi di editing per eliminare i rumori di sottofondo, altrimenti il video diventa letteralmente inguardabile, inascoltabile più che inguardabile. Comunque, allora procediamo con questa console. È arrivata questa mattina, ok? E Nintendo Switch OLED con un bel pannello posteriore rosso, mi piace la cosa. E la console dovrebbe accendersi, ma non carica. Ok, la console si accende, poi chiaramente però rimane il simbolino lì perché la batteria è completamente scarica. Quindi va bene. E cos'è che impedisce a questa console di caricarsi? Andiamo a vedere un attimo sotto alla porta, sotto al microscopio, non sotto la porta. Sotto al microscopio andiamo a vedere la porta. Vediamo che cos'è che crea tutto questo problema. Allora, se non sbaglio, vedo verde. Cosa vuol dire vedere verde? Vuol dire segni di corrosione. E che cosa vuol dire segni di corrosione? Vuol dire che la console è stata a contatto con liquidi. Purtroppo non riesco a mettere a fuoco molto bene. Allora, io vedo questo punto qui, che c'è della corrosione, e anche qui in fondo. Vedetela in fondo? Ecco qua. Sì. Sembra che questa console abbia preso un po' di acqua, il che non è bene. Allora, cosa facciamo allora? Niente, andiamo a smontarla. Andiamo ad aprire la scheda. No, questo è il TriWing. Quindi andiamo qua con questo. Io su tutte le Nintendo Switch OLED che ho trovato ci sono queste due viti qua. Tutte. Neanche una che non era avvitata fino in fondo. Non so se sia un discorso di fabbrica o se qualcuno ci sia passato prima. Potrei anche considerare il fatto che, come si vede qui, c'è un puntino nero e qui c'è un puntino nero, che non ho mai visto su altre console. Magari qualcuno è già entrato qui, ok? Ha già provato ad entrare in questa console e si è segnato i punti dove andavano le viti. Allora, svitiamo l'ultima vite. Ok, e la copertura se ne viene via. Adesso dovrebbe. Ok, adesso tutto è scollegato e per facilitarmi la cosa vado a togliermi anche il pezzetto qua frontale, ok? Solo questa vite, perché poi ce n'è un'altra qua sotto che non si riesce a togliere. Però questo mi permette di alzare questa parte qui, ok? E mi aiuta, ok, ad estrarre la scheda senza distruggerla, perché questa parte qua di plastica va a chiudere anche
qui parte della scheda e se volete estrarre la scheda è più difficile. Ci si riesce, ma è più difficile, si rischia di rompere la plastica. Quindi poi ho trovato questa cosa qua, io non so se la faccia qualcun altro, non ho ancora visto nessuno che maneggia Switch OLED così frequentemente da far vedere questa roba qua. Io alzo questa parte di plastica qua, poi la rimetto lì, chiaramente. Ecco, e la scheda se ne viene via più velocemente. Allora, liquidi attorno qui sulla scheda non ce ne sono, ma andiamo a vedere sotto al microscopio. C'è sempre quel punto buio lì che non si riesce mai ad illuminare. Non ho capito il motivo. È una cosa pazzesca. Prendiamo una terza luce supplementare. Ho già tipo quattro luci. Due per il microscopio e due per il... Ma non è sufficiente. Non è ancora sufficiente. Ecco, vedete là la situazione? C'è un po' di corrosione là in fondo. Quindi io vado a cambiare la porta perché questa ormai, anche se è relativamente buona parlando, ok, non ha piedini spostati o intrecciati o spezzati o che altro, però ha problemi di corrosione all'interno. Togliamo anche questo scudo posteriore. Così possiamo togliere la porta. Considerato che però c'è questo problema di corrosione, è bene anche andare a verificare l'M92, il chip M92. Quindi andiamo sotto il microscopio di nuovo, mettiamo a fuoco, eccolo qua. Lo mettiamo in questa posizione qua, così è tutto come di classico. Prepariamo gli strumenti di lavoro, multimetro. Aria calda. E allora, come prima cosa, adesso andiamo. Intanto ci colleghiamo con il multimetro. Perfetto. E adesso andiamo in modalità diodo. Ecco qua. E andiamo a vedere le letture sul chip M92. BQ dovrebbe stare bene solo per il semplice fatto che la console si accende, quindi non vado neanche a testarlo. Lo escludo dai test. Perché se ci fossero problemi con BQ è potenziale anche il fatto che la console non si accende a quel punto. Perché BQ è responsabile sia della carica della batteria, sia dell'uscita di voltaggio. Ok, per l'intera console. Quindi BQ fornisce, è il chip che fornisce tutta l'energia a tutta la console. Gestisce corrente in ingresso e in uscita. Allora, vediamo qua. 36, 48, 32, 50, 43, 42, 13. Adesso non ho idea se questo sia positivo o no, perché su questa è una versione OLED, ha dei chip diversi. 42, 32, 48, 32, 50. Tecnicamente non c'è nulla che non va, così a vederla, quindi magari è solo la porta che si è con la corrosione presente all'interno che impedisce. 46 e 47, questa è la massa, ok, poi qui c'è tecnicamente dovrebbe essere, sì, data più e data meno, e questo dovrebbe essere VCC, no, forse è qui, no, andiamo a misurarlo direttamente da qua, direi. Allora, aspettate che tolgo il beep. Allora, tecnicamente dovrebbe essere la
Misurazione più stabile possibile. Però vedete che fluttua. 24, 23, 30, 26. Allora, io... Intanto andiamo a cambiare la porta. Ok, vediamo se cosa succede cambiando la porta. Poi facciamo il resto. Ecco. Ok, tutta la porta si è tolta. Adesso spostiamo un attimino la scheda e la lasciamo raffreddare un attimo. E ci concentriamo su questo, che adesso vado ad aprire la porta, letteralmente, la distruggo. Allora, prendo un paio di pinze. Con le porte che vado a cambiare ultimamente mi piace anche fare questa cosa qua. Prendo le pinze e apro. Allora, apro l'intera porta e così riesco a vedere l'interno della porta per confermare o no se effettivamente c'erano problemi di corrosione oppure no, o di piedini rotti o di qualsiasi altra cosa, insomma. Aspettate un attimo. Ci siamo? Ecco qua. Si vede? Più o meno. Ecco qua, questo è un problema. Vedete? Questa qua era tutta corrosione, adesso con il calore si è bruciata tutta. Ok, magari bastava una pulita, eccetera, però non è il massimo perché adesso... ecco qua, questa è la bella differenza. Vedete, questi qua sono piedini dorati, questi qua la doratura è andata via, l'oro è sparito, è stato corroso via. Adesso questi qua è rimasto il rame, ok? Il rame poi ha fatto ossidazione, il verde che si vedeva dal fondo, insomma, in fondo alla porta. E niente, questo poi causava interferenze fra i piedini. Cominciavano ad avere resistenze tra di loro, cose che non dovrebbero essere in continuità neanche con una piccola resistenza, con un grande valore di resistenza, niente. Dall'altro lato, anche qui, vedete, c'era un po' di... Ecco. Ok, quindi la porta era ufficialmente da cambiare. Non era proprio disastrata, ma... Bene. Allora adesso torniamo qui sulla scheda. Però a questo punto la giriamo adesso. Ok. Rimettiamo a fuoco. Molto bene. E adesso andiamo a rifare le saldature. Ad aggiungerci stagno. E flussante anche, se no viene fuori una porcheria. Senza flussante non si fa nulla. Ecco, vedete come lo stagno sta aggrappando
La porta? Sulle gambe? Perfetto. In questo modo la porta si sta scaldando insieme alla scheda, raggiunge la stessa temperatura e viene fuori un lavoro eccellente. Perfetto, la porta in questo momento è perfettamente saldata. Andiamo subito le gambine da qua. Perfetto, queste non si muovono. Aspettiamo un attimino che si raffredda tutta la scheda e andiamo con la schedina per fare i test sulle USB-C. La nostra cara fidatissima scheda per le USB-C. Intanto la inseriamo già. Ok? E adesso andiamo da sopra direttamente. Ok. Eccoci qua. Adesso la scheda è ancora molto calda, quindi i valori delle misurazioni non saranno corretti, ma mi danno una certa idea. Allora, puntale rosso sulla massa. E andiamo a misurare il primo. Massa. Massa. B2, B3 non mostrerà niente perché sono collegati a P13, dobbiamo andare manualmente noi da dietro. VCC, 41. B5. 62, data più, data meno, B8, VCC. Ecco, in questo modo intanto sto solo vedendo se sono collegati oppure no. Se mi mostra un valore vuol dire che sono collegati. A2, A3, niente, VCC, ok, A5, ok, di più, di meno, A8, VCC, A10, A11 non mostrerà nulla. Massa. E massa. La porta è perfettamente saldata. Adesso dobbiamo andare sul retro della scheda. Quindi adesso la piastra non ci serve più. Ok, e andremo sul retro. Eccoli qua. Questi sono i filtri del P13 che vi mostreranno poi i valori qua su A10, A11, B3, B2, quelli là. Quindi di nuovo. Però adesso questa volta in continuità con il beep. Ok? Andiamo a prenderci la massa. Possiamo prenderla direttamente da qua, sulla porta. No, scusate, niente, non serve la massa. Allora, A2. Andiamo a vedere ancora più vicino. Ci riusciamo più vicino? Verrà un po' diverso. Allora, vediamo una via di mezzo. Ecco qua. Allora. Andiamo a prendere A2, anzi lo faccio così, così questo rimane fisso e la destra riesco a maneggiare. Allora. A2 arriva qui. A3 è di fianco. Perfetto. Dopo. A10 è uno più in là. Eccolo qua. A10. E a 11. Dopo c'è B2. L'ultimo qua. E B3. Eccolo lì. E poi c'è B10. Questo qua in mezzo. E B11. Perfetto. Sono tutti collegati. La porta è a posto. Ora non ci resta. Ok, che prendere una batteria, possiamo prendere anche la sua, ma voglio prendere una batteria di quelle già a posto. Ok, eccola qua, batteria nuova, nuova di zecca, non originale Nintendo, ma nuova di zecca, ed è carica. Ok, e adesso la vado a inserire qui, chiaramente, la vado a inserire nel posto della batteria.
Andiamo indietro con la visuale. Ok. Allora, e adesso prendiamo il caricatore originale e il misuratore. Eccolo qua. Misuratore. E adesso andiamo a vedere cosa succede. Se si accende, se non si accende, se fa qualcosa o non fa qualcosa. Allora, la scheda è circa a 30 gradi. Il che va bene, se è troppo calda rischiate di fare qualche danno, quindi deve essere a temperatura, diciamo, ambiente, ok? Va bene quello che sento, quindi va bene. Inseriamo il misuratore, si è acceso 15 volt 0,46, si è spento, si è riacceso 0,7, la console è aggiustata. Solo per un problema, quindi anche M92. Anche come era visibile dalle misurazioni, era a posto. Può essere lo stesso anche che sia difettoso, ok? Perché chiaramente danni sulla porta di riflesso possono esserci danni anche su M92. Allora, adesso la console è accesa, sta funzionando, quindi vedete c'è 1 A di corrente. Allora, giro il cavo, ok? Quindi anche sull'altro verso. 15 volt, 0,7, poi salterà su a 1 A, quello che sia. Molto bene. Ecco, vedete? Sano. Tutto perfetto. Allora, ripetiamo. Stacchiamo la batteria. Ok, adesso la console è spenta. Attacchiamo la batteria. Riproviamo. Si accende 15 volt 0,45, si spegne, si riaccende e 0,7. Adesso la console è accesa. Per fare una prova adesso possiamo fare anche il test su una dock. Io qui ho una dock esterna. Ok, questa qui è una dock esterna. Io collego il cavo HDMI, il cavo della ricarica. Perché funziona con quello. E inserisco il cavo qui. E se tutto va bene, dovrebbe venire fuori un segnale qua. Eccola qua. Perfetto. E sta caricando la batteria 11%. Adesso questa qua ha la possibilità di fare il bypass per quanto riguarda la carica della batteria, però a me non interessa al momento. Mi sta bene così. E niente. La console è a posto, riesce ad andare anche in dock, si accende, carica correttamente, sì, a posto, io la reputo aggiustata. Quindi, ecco, allora adesso non mi resta che riassemblare la console, ma non vi tengo qui ulteriormente, sapete come va la questione ormai. Quindi, se il video vi è piaciuto, è stato interessante, lasciate un like, iscrivetevi per altri video futuri, attivate la campanella se volete. Altrimenti vi perdete tutti i video. I video vengono caricati in maniera programmata ogni sabato, ok? Alle 10 del mattino esce sempre un nuovo video. E per chi avesse bisogno di riparazioni, mi trovate tramite i link sotto in descrizione, c'è il sito internet, Facebook, WhatsApp, qualsiasi cosa. Per qualsiasi altra cosa commentate. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!